L'inizio è per i Ligui. Sacco indirizza nell'angolino. Coppo ferma a terra. Ancora Sacco su cross di Lombardi. Alza sulla quaderta. La partita è piacevole ed equilibrata, anche se l'Imperia dimostra una superiorità tecnico-atletica. Al 22esimo la Pro va in vantaggio. L'esordiente Tascheri in area è messo a terra da Adriano. È rigore. Lo trasforma Sassino. Tre minuti dopo, a conclusione di una rapida azione condotta da Bianchi e Sassin, Tascheri mette in rete. L'arbitro annulla per discusso fuori gioco. La partita ha qui la svolta decisiva. Da un possibile 2-0 si passa al pareggio per la reazione dell'Imperia, che al 28esimo, con un colpo di testa di Sacco, rimette in discussione l'esito dell'incontro. Al 40esimo Atragene sorprende tutti, compreso il nostro operatore, con un tiro improvviso e imparabile. 2-1 per i Ligui. Nel secondo tempo la Pro si proietta in avanti alla ricerca del pari, ma si espone a grossi pericoli. La traversa annulla una bordata di Magaraggia su punizione. L'impegno dei garcellesi meriterebbe un premio. Da Soliera Tascheri a Bianchi esce Lauro e blocca. Prosegue il forcing della Pro, ma è l'Imperia che al 24esimo va nuovamente a segno. Da Magaraggia a Greco ad Atragene, che non si lascia sfuggire l'occasione del 3-1. Non è finita. Al 27esimo, su calcio d'angolo di Atragene, Lombardi, con un perfetto stacco di testa, batte per la quarta volta Coppo. È un duro colpo per i ragazzi di Nobili, che non meritavano una punizione tanto semplice.